Allora, buongiorno, siamo qui alla FIDAS con queste brave ragazze e lo zio Raffaele che ci vogliono spiegare cosa state facendo qui oggi. Sì, noi siamo qui per l'alternanza scuola-lavoro e stiamo aiutando chi lavora qui dando da mangiare magari a chi ha fatto donazioni. Siete molto in gamba. Grazie. Cos'è per voi la donazione del sangue, quindi? Ci aiutano a fare qualcosa. Cos'è per voi la donazione del sangue? Diciamo, per chi può donare magari nell'aiutare. Cosa vi ha spinto quindi a occuparvi di queste cose? Ma il fatto comunque di avere a che fare con qualcosa di utile e che può aiutare comunque il prossimo, le persone. La solidarietà. Sì, la solidarietà. Brave ragazze, bisogna prendere spunto. Forse è merito dello zio, è vero? Può essere. Allora, buongiorno, oggi ci troviamo alla FIDAS con... Roberto Ottini, buongiorno. Buongiorno, oggi sei venuto per donare il sangue? Sì, certamente, come ormai faccio dal 2005, ritengo sia insomma, un dovere soprattutto per chi ha un gruppo sanguigno, diciamo, zero, un donatore universale, quindi attendere al proprio dovere verso la società. Certo, condivido, anch'io zero positivo e oggi sono venuta qui per donare il sangue. Allora, buongiorno, come ti chiami? Giuseppe Pischetta. Giuseppe, da quanto sei donatore? Dal 2010. Facci vedere. Sì. Ecco, quante donazioni. E sono ancora in progressione, aumenteranno sempre di più. Ogni anno almeno 4, visto che posso farlo ogni 3 mesi. Quindi il sangue ha tempo di rigenerarsi e nel frattempo, nei 3 mesi, questa sacca di sangue può andare ad aiutare una vita, può andare a salvare qualcuno che ne ha bisogno veramente. Di cui devi essere veramente. Va bene, allora noi ti ringraziamo. No, quante donazioni sono le mie, non le ho contate, sono. Ma sicuro che non le hai contate? Di provette sono 5 che ne hai. Sono 6. Sono 6? Non rubate. 21. Ragazzi, vedete che cosa fa questo? Adesso vi presento Raffaele. Oh, buongiorno a tutti! Come state? State bene? Stiamo benissimo. Io sto bene qui sopra. Ma, mi raccomando. Va bene, signor Raffaele, sono a tua disposizione. Va. Perché ce li ho. Sì, va, Romina. Vai, Romina. Vai, Romina, vai. Vai, Romina, Romina, Romina. Romina, sì, brava, Romina. Felicità. È andato, mangiare un panino, un bicchiere di vino, la felicità. Felicità. Romina, cara, sei stata cara. Brava. Ricordiamoci che donare è vita, ragazzi. Noi sempre. Per la FIDAS siamo sempre a disposizione. Quando è? Quando è la prossima tua donazione? E io vado mo, dovrei andare a dare plasma e piastrino. E quando? Vieni da noi a San Paolo, tra un mese può venire. No, guarda che io manco molto dal policlinico. No, c'è la Turi, quella che è. No, no, vieni da San Paolo. È un'amica quella là. Vai da Romina, per favore. Guarda, da molto tempo. Non vai da Romina. E sono andato a ottobre andare. Da Romina a ottobre? Ma lei non c'era però. Ah sì, ok. Romina, la conosci la canzone Sempre, Sempre di Albano e Romina? Sempre, sempre, inesistente tu. Sì, l'ho sentito. Insistente me. No.